Come sapete, nella nostra area i casi di TBE sono numerosi, purtroppo. Noi ne abbiamo osservati dal 94 223 fino all'anno scorso e quest'anno abbiamo avuto qualche giorno fa il primo caso fortunatamente risolto solamente con una sintomatologia febbrile. Il servizio igiene si sta organizzando per quanto riguarda la vaccinazione, sia con l'acquisto di dosi di vaccino che per l'organizzazione personale. Comunque, allo stato attuale è sempre possibile intanto prenotarsi presso i servizi igiene e sanità pubblica per effettuare la vaccinazione. Per quanto riguarda la protezione dalle zecche, è importante utilizzare dei metodi comportamentali, quali ad esempio utilizzare vestiario chiaro, chiuso ai polsi e alle caviglie, andare per i sentieri evitando di andare nelle zone ricche di erba o di sottobosco e soprattutto controllarsi alla fine dell'escursione per vedere se la zecca è presente, farsi aiutare, così togliere correttamente la zecca. La zecca va rimossa con un movimento di torsione e di trazione, non va stimolata con alcol, petrolio o altri mezzi che si usavano in passato e osservare quello che succede nel mese successivo.